Bentornato a Giulio Sabbi con la maglia dell'Expira Molfetta. È proprio il caso di dire che al cuor non si comanda. No, assolutamente. Intanto grazie per il bentornato. È sempre un'emozione poi per me tornare qui a Molfetta e ritrovare tanti amici ed essere qui dove ho già fatto un anno dove personalmente ho avuto tante soddisfazioni. Spero di ricavarne anche quest'anno, ecco. Dopo l'esperienza in Francia, poi lo scudetto in Cina, sei ritornato in Italia. Che cosa ti mancava dell'Italia e quali sono le differenze principali con la pallavolo italiana? Beh, sicuramente dopo essere andato via dall'Italia ho voluto fortemente fare un'esperienza all'estero perché lo volevo provare qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo non vedevo l'ora sinceramente di tornare in Italia. E tornare in Italia per me significava tornare a Molfetta perché lo volevo, perché la mia testa diceva, il mio cuore diceva di tornare qui e l'ho voluto fortemente. E proprio con la maglia dell'Exprivia, i tifosi che ti hanno accolto oggi non dimenticano i 441 punti, oltre i 42 contro Verona. Che campionato ti aspetti, sia a livello personale, ma anche a livello generale, come bolle mercato? Si sentono già i primi movimenti? Che Superlega sarà? Ma intanto al di là dei punti e delle prestazioni, comunque spero che sia un campionato equilibrato, soprattutto quest'anno che molte squadre si sono rinforzate bene. E, ripeto, non mi piace fare pronostici all'inizio, perché comunque la squadra è nuova, ci sono molti elementi che vengono anche fuori dall'estero. E quindi secondo me sarà il campo a valutare un po' quello che sarà questa stagione. Abbiamo un allenatore che con i giovani soprattutto sa fare grandi cose, quindi ci mettiamo nelle sue mani e speriamo di fare una bella stagione e dare soddisfazione. Tifano di più calorosamente i tifosi di Molfetta o quelli cinesi? Ma sicuramente anche in Cina c'era un bel tifo, anche se forse non è che capivano molto di pallavolo, però alla fine gli piaceva fare un po' di casino. I tifosi di Molfetta, per quanto mi riguarda, sono unici da questo punto di vista perché sanno trasmettere il loro calore e sanno essere il settimo uomo in campo, l'ottavo visto che quindi niente, da questo punto di vista sono unici e non vedo l'ora di scendere in campo ed essere incitato da loro.